Forza bene ragazzi, buongiorno popolo viola. Prima di tutto iscrivetevi ai miei canali se non volete perdere tutte le news e le informazioni che girano nel mondo della Fiorentina, quindi vi aspetto su YouTube, vi aspetto su Instagram, attivate la campanella, seguitemi, condividete il video con tutti i tifosi della Fiorentina sui vostri social network per far sentire alta la voce di Firenze. Parliamo di domani, Fiorentina Spal, conferenza stampa di Iachini, cosa ha detto? Dobbiamo migliorare dagli errori che abbiamo commesso col Bologna e dobbiamo sicuramente perfezionare alcune cose come transizione e mantenimento delle linee in fase di non possesso, quindi argomenti molto precisi di che Iachini ha trattato. Beh, sicuramente con un po' più di accortezza avremmo portato a casa i 3 punti contro il Bologna e oggi magari parleremo di un'altra Fiorentina, però va bene così, abbiamo riniziato un percorso, ci vuole del tempo, però domani è vietato sbagliare, domani non possiamo sbagliare, domani la Fiorentina deve riuscire a conquistare la prima vittoria del 2020 allo Stadio Franchi, immagino uno stadio strapieno, colmo, pronto ad abbracciare questa nuova squadra, questo nuovo mister e sicuramente con un giocatore in più perché il transfer è arrivato e Cutrone sarà della partita. Sicuramente non partirà da titolare perché si allenerà solo oggi, ma sicuramente potrà abbracciare il nuovo campo, il nuovo stadio, ci sarà una grande accoglienza. La formazione molto probabilmente al 99,9% sarà la stessa che ha fatto bene a Bologna. Quindi un'altra volta Benassi a centrocampo, Iachini ha parlato di Benassi, è il giocatore che vuole, è il giocatore che sta cercando, Bader un'altra volta verso la panchina. Qui si parla un po' di calciomercato, perché? Perché Bader, secondo bocciatura da parte di Iachini, non rientra nel progetto di Iachini, probabile che Bader accetti una soluzione di andare a Torino e la Fiorentina a quel punto potrebbe affondare finalmente il colpo su Bonifazi. Il difensore piace Viola, al difensore piace la Viola, vuole la Viola, non vuole la Spal, altra squadra forte su Bonifazi che sogna il ritorno in bianco celeste. Ma sicuramente è una pista calda per la difesa, quindi Bonifazi orbita Fiorentina, Badel orbita Torino. A centrocampo si proverà l'affondo su Danca, la settimana che verrà sarà probabilmente quella decisiva per mettere anche il tassello a centrocampo. Iachini vuole Duncan, lo preferisce a Meite e a Kessié, Kessié nome che era circolato qualche giorno fa. Duncan è in orbita anche Milan, c'è un interessamento del Milan, ma credo che la Fiorentina, essendosi mossa prima ed avendo forte di Iachini, giocatore che ha allenato Duncan, sia più vicina a Duncan. Ovvio, ci vuole una formula, ci vuole una proposta di almeno 15-20 milioni. Si potrebbe lavorare comunque su un concetto come è stato per Cutrone, quindi un prestito oneroso con obbligo di riscatto a fine campionato, promettendo una cifra al Sassuolo. Magari anche girando qualche giocatore che da noi non trova spazio, perché no, a Sassuolo. Giocatore che saluta definitivamente la Fiorentina e Cristoforo, ceduto a titolo temporaneo all'Eibar in Spagna. Dabo è già a Ferrara, si sta allenando, ma sarà disponibile da lunedì. Quindi Dabo, nuovo giocatore della Spal, quindi due diciamo giocatori fuori progetto, fuori rosa, lasciano la Fiorentina. Adesso attendiamo i colpi in entrata. Domani sarà una partita fondamentale, ragazzi. Chi può vada allo stadio, io purtroppo sono al lavoro, ma col cuore e con la testa seguirò la Fiorentina. Per il resto, sempre Forza Viola, ricordate di condividere questo canale. Sensazioni, domande, ditemi cosa volete che tratto sui miei prossimi video. Si parlerà sempre di calciomercato, si parlerà poi di settimana nuova della sfida che ci prospetta poi verso la Coppa Italia, una sfida quasi proibitiva per la Fiorentina contro l'Atalanta che sta viaggiando su ritmi altissimi. Però, perché no? Siamo la Fiorentina, siamo il popolo viola, siamo abituati a soffrire, però è molto bello soffrire con questi colori, soprattutto quando ci sono delle soddisfazioni. Ragazzi, forza viola e domani dobbiamo vincere.